Palazzo della Regione, oggi si discute di vitalizi, cosa ne pensa Paolo Primon? Noi siamo un comitato spontaneo che si chiama Popoli Liberi, e navighiamo su internet più che in strada, organizziamo qualche manifestazione perché il 22 marzo abbiamo già fatto un altro comizio in Piazza Italia, in Piazza Cesare Battisti, proprio contro i vitalizi. Però mi viene un po' da ridere perché 21 anni fa avevo fatto il primo volantino contro i vitalizi, che avevo anche subito un paio di querele perché avevo dato dei mafiosi e avevo scritto Cosa Nostra, e ecco, lo vedi il volantino proprio di allora, con ancora Pierluigi e Angeli in testa, Grigoli e altri, che già allora prendevano oltre 9 o 10 milioni al mese di vitalizio. Perciò pensa a te, 21 anni dopo. Dopo 20 anni fa, 18 anni fa, ho abbandonato quello che era il campo politico, perché sinceramente ho visto che in Trentino è difficile far capire delle cose, o forse ero troppo in anticipo. Però 20 anni dopo siamo ancora qua a discutere e mi è tornata un po' la voglia, perché sinceramente la vera causa di una situazione di questo tipo, a parte il sistema del lavoro, l'economia che sta andando un po' a rotoli anche a livello provinciale, io dopo 40 anni di lavoro dico, sono anch'io, la mia generazione, colpevole di questa situazione, perché con il voto alla fine abbiamo delegato noi questi politici a farsi le leggine a persona, stabilirsi dei stipendi da nababbi, stabilirsi i vitalizi, le buonuscite, delle regole della politica che sono fuori dalla realtà trentina, perché realmente questi non hanno capito cosa sta succedendo nella realtà trentina. L'economia sta andando a rotoli anche nel Grande Tirolo, nel Sud Tirolo e Trentino. Allora, io credo che la gente deve incominciare a scendere in piazza, sulle strade, e far capire ai politici che bisogna cambiare, perché il grande problema che abbiamo è anche chi scegliamo da votare, se tutti quanti i partiti che stanno decidendo i vitalizi la pensano alla stessa maniera, si tolgono qualche spicciola e non hanno capito. Cioè, parliamo di rossi, verdi, neri, cioè la difficoltà anche di noi elettori in strada, chi dobbiamo scegliere? Io oggi vorrei che qualche politico all'interno avesse il coraggio di uscire dal Consiglio regionale, di non accettare il vitalizio, e venga qua in piazza con noi e venga con la gente e dica, non mi sento più un consigliere regionale perché mi vergogno di accettare il vitalizio, o queste buonuscite veramente milionarie che sono la vergogna per i nostri pensionati trentini, perché la dignità dei trentini e dei tirolesi è proprio perché non hanno il coraggio di ribellarsi a questo. Abbiamo pensionati a casa con 400 euro al mese, 500 euro al mese. Io credo che la situazione non è rosea, cioè fuori dal Trentino figura in Italia che è la nostra regione che naviga nell'oro, ma noi abbiamo dei gruppi, delle persone, dei esodati, perché li abbiamo anche noi, senza stipendio, abbiamo la cassa integrazione che è infinita, abbiamo gente in mobilità sempre di più, abbiamo tutta l'industria che sta chiudendo e loro decidono di toglierci solo qualche spicciolo. Io credo che debbano farsi un esame di coscienza, devono avere il coraggio di ritirarsi.